Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'ex volto di Uomini e Donne ha appena confermato di essere pronto a ritornare in trasmissione. Ma le sue parole spiazzano. Cosa ha detto? Uomini e Donne è ormai finito da un pezzo. Ma alcuni dei suoi ex protagonisti non perdono mai occasione di far parlare di loro. E ce lo confermano le dichiarazioni di un amato volto del programma, che recentemente intervistato da Fraloff ha rivelato di essere pronto a ritornare nel programma. Seppure in onda dal lontano 1996, Uomini e Donne è uno di quei programmi che riesce sempre a catturare l'attenzione del suo pubblico. Sicuramente il motivo del suo successo è legato alle numerose storie d'amore che si creano e che nascono al centro studio, ma vogliamo parlare anche dei numerosi colpi di scena che si susseguono in ciascuna puntata. Tra liti, baci e discussioni, ogni appuntamento del dating show di Canale 5 è davvero imperdibile, conquistando sempre più tutti. Mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova edizione del programma, ma sembrerebbe che nelle nuove puntate il suo pubblico potrà assistere ad un clamoroso ritorno nel parterre maschile. Uno dei suoi ex volti, infatti, ha appena rivelato di ritornare nel dating show ben volentieri. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme! L'ex volto di Uomini e Donne potrebbe ritornare nel programma. Le sue parole spiazzano. Sono trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione e dal suo addio, eppure l'ex cavaliere di Uomini e Donne continua ad essere amatissimo da tutti i seguaci del programma. Parliamo proprio di lui, Marcello Messina. Il giovane imprenditore ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi nell'edizione del 2021-2022 e si è subito fatto notare da diverse donne del parterre. I suoi occhi, però, si sono immediatamente concentrati sulla bella Ida Platano, iniziando con lei una splendida frequentazione. Come ogni cosa bella, però, anche la loro storia d'amore è giunta al termine. E così il buon Messina, dopo aver conosciuto una donna al di fuori del programma, ha scelto di abbandonare il dating show di sua spontanea volontà. Ad oggi, nonostante Marcello abbia provato a costruire qualcosa di serio con Viviana, è questo il nome della donna per cui aveva abbandonato Uomini e Donne. Il suo cuore è nuovamente libero. Ovviamente, non sappiamo cosa abbia spinto la coppia ad interrompere la loro conoscenza e a intraprendere strade diverse, ma in ogni caso i due non sono più insieme da diverso tempo. A questo punto, la domanda sorge spontanea. C'è la possibilità che Marcello Messina possa ritornare a Uomini e Donne? In realtà, sì, ma non nell'immediato. A Fraloff, l'imprenditore ha raccontato di poter farsi vivo nuovamente nel programma di Maria De Filippi, ma di non esserne intenzionato ora. Ora non ho voglia di rimettermi in gioco, ma potrei tornare, ha concluso. Cosa ne sarà, quindi, di Marcello? A settembre, potremmo rivedercelo seduto sulle sedioline rosse del parterre maschile? Probabilmente sì, in ogni caso, ne sarebbero tutti felici. Chi è Marcello Messina e che cosa fa nella vita? Nello studio di Uomini e Donne, il buon Marcello si è immediatamente fatto notare per il suo fascino, ma anche per il suo carattere. Forte e determinato da un lato, sensibile e dolce dall'altro, Messina ha lasciato un vero segno nel cuore di tutti gli spettatori di Canale 5. E ce lo conferma il fatto che, alla notizia di un suo presunto ritorno, c'è stata un'esplosione di gioia. Non sappiamo, ovviamente, se sarà davvero così e se ritornerà mai nel dating show, ma in attesa di avere qualche altra informazione scopriamo insieme qualche cosa in più.
Nato a Torino, Marcello ha poco meno di 50 anni ed un agente immobiliare. Nello studio di Uomini e Donne, durante un'accesa lite con Gemma Galgani, ha raccontato di svolgere questo mestiere da ben 16 anni e di esserne molto contento. Seguitissimo sui social, l'ex volto di Uomini e Donne adora tenersi in contatto con il suo pubblico. Seppure poco attivo, il buon Messina si diletta a condividere scatti della sua quotidianità e, soprattutto, del suo cane. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.